Bene, in questo capitolo affronteremo il lavoro energetico indirizzandolo specificamente al corpo fisico. Per fare questo è necessario però almeno cercare di definire all'inizio che cosa intendiamo per malattia e che cosa intendiamo per guarigione. Normalmente noi esseri umani abbiamo un rapporto abbastanza conflittuale con la malattia del corpo fisico. Poiché ci provoca dolore fisico, tendiamo a considerarlo qualcosa che dobbiamo combattere, qualcosa che dobbiamo in qualche modo togliere da noi, allontanare da noi. Ecco, in questo modo, con questo atteggiamento, noi non facciamo altro che però separare quello che in realtà è un processo unico. Infatti, guarigione e malattia fanno parte di un unico processo e facendo il lavoro energetico ti accorgerai di quanto in realtà guarigione e malattia siano un po' la stessa cosa, fanno parte dello stesso flusso di energia, diciamo così. Cominciamo parlando di quella che definiamo normalmente malattia. Come comincia la malattia? Mettiamo che io abbia mal di testa, mettiamo che io abbia una forte emicrania. Dove comincia? Come comincia quel dolore fisico che io provo? Comincia a livello energetico, comincia a livello del mio campo energetico, ovviamente. Questo dovrebbe essere abbastanza ovvio se hai seguito tutto ciò che abbiamo detto fino ad ora. Ma perché da quel campo energetico arriva un'energia che poi raggiunge il mio corpo fisico e si tramuta in una sofferenza del corpo fisico, in un dolore fisico? Tutto inizia nel campo energetico perché c'è una disarmonia. Perché c'è dell'energia che può essere dovuta a un'emozione non risolta, a un pensiero conflittuale con quello che veramente io sono, a un non detto magari verso una persona, a qualcosa che sto negando nella mia vita, che non voglio vedere, qualcosa che comunque è conflittuale, qualcosa che non è armonico, qualcosa che non fluisce. La prima apparizione di questa disarmonia naturalmente è nel campo energetico, sotto forma di un'energia non coerente, di un'energia non armonica, non risolta, che non fluisce. Se io non risolvo quell'emozione, se io non risolvo quel pensiero, se io non risolvo quel non detto nella mia vita, questa energia comincia per così dire a scendere a livelli sempre più densi della materia, quindi dal campo energetico comincia a scendere a livelli sempre più vicini al mio corpo fisico fino a situarsi in una parte specifica del mio corpo fisico che molto probabilmente simbolicamente è legata proprio a quell'emozione, a quel pensiero, a quel non detto della mia vita. Una volta che quell'energia è arrivata nel corpo fisico e si è espressa sotto forma di malattia, sotto forma di dolore, per me è ben visibile, anche se molto spesso non riesco a ricollegare immediatamente, a meno che non stia già facendo un lavoro notevole su di me, quel mal di testa, quell'emicrania, non riesco a ricollegarla immediatamente a quell'emozione. Quello che noi cerchiamo di fare proprio con il lavoro energetico è proprio di andare a lavorare sulla radice di quella malattia, ovvero sull'emozione, sul pensiero, sul non detto, sull'energia non risolta che c'è alla base di quella malattia. Ma non è solo questo, si tratta anche di cambiare proprio la definizione di malattia. Infatti dobbiamo capire che quell'energia che si va a scaricare sul nostro corpo fisico, in realtà sotto forma di qualcosa che noi chiamiamo malattia, è un processo fondamentale e importantissimo. Prova a immaginarlo in termini di elettricità. Un'elettricità, se non avesse la possibilità, in un impianto elettrico di una casa, prova a immaginare, se non avesse la possibilità questa elettricità di scaricarsi a terra, ovvero se non avesse la possibilità di avere una via di fuga per scaricarsi, semplicemente fulminerebbe l'impianto elettrico. Se non ci fosse un fusibile in certi macchinari capace di bruciarsi e di interrompere quel flusso, si fulminerebbe l'intero macchinario. Allora quello che il nostro corpo fisico fa in questi casi non è altro che darci la possibilità di scaricare fisicamente quell'energia che non siamo riusciti a risolvere a livelli meno densi. Quindi è in realtà un processo di guarigione. Quello che noi identifichiamo solitamente come malattia è la manifestazione fisica del processo di guarigione, che non è altro che questo scaricarsi di questa energia non risolta a terra. In questo scaricarsi di questa energia noi abbiamo la possibilità di risolverla, perché abbiamo la possibilità di vederla. Non solo, ma la malattia fisica molto spesso ci dà
ci mette proprio davanti a quel non detto che dobbiamo risolvere e ci dà anche la possibilità fisica certe volte di risolvere tale cosa. Infatti pensa quante volte noi ci ripetiamo magari: ah, dovrei lavorare su questa cosa, dovrei lavorare su questa emozione, dovrei lavorare su questo non detto, però non ci diamo modo di farlo e ci diamo mille scuse dicendo: ah, però ho del lavoro da fare, ho molti impegni, lo farò domani, lo farò dopodomani. Bene, un bel giorno ti ritrovi con una forte febbre, con un forte mal di testa e non puoi andare a lavorare. Sei costretto a casa per 2, 3, 4, 5 giorni. Quella è la modalità che noi ci diamo per fermarci, scaricare sul corpo fisico, quindi scaricare quell'energia e darci la possibilità di lavorare su ciò che simboleggia per noi. Questo non è obbligatorio, non è necessario giungere sempre alla malattia fisica, ma poiché siamo molto pigri, poiché non, tendiamo a non fare il lavoro su di noi a livello energetico, sempre a rimandare, questo in un certo senso è l'unico modo che abbiamo veramente a volte per fermarci e guardare. Soprattutto quando ci vengono malattie molto gravi, pensiamo al cancro che è una delle distorsioni più forti a livello energetico, quelle sono le tipiche malattie che possono provocare veramente talvolta un risveglio esistenziale nelle persone, perché le costringono a fermare completamente la loro vita, le costringono anche a scegliere ciò che non hanno voglia di fare, ciò che hanno voglia di fare. Prova a pensare a una persona che è stata diagnosticata ad esempio con un tumore e con un anno di vita. È chiaro che quella persona perlomeno smetterà di fare tutto ciò che non ha senso per lei, perché magari sa di avere solo un anno di vita, quindi cercherà di dedicarsi al meglio alle cose che hanno senso. Almeno questo è quello che si spera, no? Questo è quello che il tentativo, che il corpo cerca di fare, ovvero di far fermare quella persona e di farla veramente entrare dentro di sé e risolvere quel conflitto, quella disarmonia. Quindi il primo step per lavorare sulla malattia è proprio non più di considerarla qualcosa da combattere, neanche qualcosa da guarire, piuuttosto come considerarla come il processo di guarigione, la parte ultima, fisica del processo di guarigione, e visualizzare e concepire proprio il processo della guarigione come di questa energia non armonica, non armonizzata, che discende piano piano sul corpo fisico fino a cristallizzarsi in quello che noi definiamo malattia. Ma cominciamo anche a smettere di definire queste cose come malattia, perché malattia in sé come parola ha proprio un significato fortemente negativo che ci porta in forte resistenza con quello che vediamo. È chiaro che proviamo un dolore fisico, un forte disagio fisico, talvolta forte, talvolta meno forte, e quindi abbiamo un atteggiamento negativo verso di esso. Ma io ti posso assicurare, per la mia esperienza personale, che quando cominci a vivere quel processo fisico che normalmente definisci come malattia, quando cominci a viverlo come parte del processo di guarigione, ed è proprio ciò che faremo nel lavoro che andremo a fare anche con la meditazione guidata, ecco, cambia un po' tutto. Perché il corpo è intelligente, perché gli organi sono intelligenti, perché le cellule sono intelligenti. E quando tu in un certo senso ti arrabbi contro un organo perché magari sta soffrendo, quell'organo proprio come una persona si offende, quell'organo proprio come una persona percepisce quella vibrazione che gli stai inviando, e questo certamente non lo aiuta, questo certamente non lo sostiene. Mentre invece quando cominci a comunicare con quell'energia, quando cominci a comunicare con quel processo che prima chiamavi malattia ma che ora chiami guarigione, ecco che c'è un feedback. E puoi accelerare quel processo di guarigione, puoi diminuire molto il fatto di provare ad esempio un disagio o un dolore fisico, perché il corpo non ha più bisogno di indicarti così fortemente che c'è un disagio, che c'è un dolore fisico, perché tu lo stai riconoscendo, perché tu stai comunicando con quella parte di te. Ecco, il lavoro che andremo a fare con questa meditazione, in questo capitolo, sarà proprio quello di imparare a comunicare con il proprio corpo fisico, con un organo ad esempio, con una parte del corpo dove proviamo fastidio, comunicando con esso proprio come comunicheremmo con una persona, ovvero avendo lo stesso atteggiamento, riconoscendo che quella parte è una parte intelligente di noi, che quella parte è una parte di coscienza. Abbiamo parlato, no, della coscienza e di come diventa consapevolezza e di come prende una forma quella coscienza. Quindi quell'organo è una parte della coscienza, ha una sua intelligenza, ha una sua coscienza. Possiamo modificare
il nostro rapporto con quella coscienza, imparando a comunicare e a riconoscerlo come in un certo senso una individualità, proprio come riconosciamo un'altra persona. Quindi un'individualità che ha qualcosa da comunicare a noi e a cui noi possiamo comunicare delle cose, come un amico, come un fratello. E vedrai che avere questo rapporto con il proprio corpo fisico cambia moltissimo anche il rapporto che si ha con la cosiddetta malattia. Bene, prima di iniziare il lavoro con la meditazione guidata, ti faccio due avvertenze. La prima avvertenza è che quando si fa un lavoro di questo tipo, soprattutto sul corpo fisico e soprattutto se hai una condizione di cosiddetta malattia da qualche tempo, quindi non è un mal di testa improvviso ma è qualcosa che è diventato cronico, ecco che i sintomi inizialmente dopo il lavoro, quindi dopo la meditazione guidata e comunque dopo il lavoro energetico, i sintomi possono aggravarsi. Questo ti può sembrare strano, ma in realtà non è strano affatto. Nella radioestesia questo è proprio qualcosa che accade normalmente, e accade perché quando fai un lavoro energetico smuovi energia. Quindi solitamente la malattia è un sistema abbastanza chiuso che noi tendiamo a tenere chiuso perché non vogliamo provare troppo dolore, ma quando facciamo un lavoro energetico, talvolta, non sempre, ma talvolta accade, smuovendo quella energia inizialmente i sintomi si aggravano. Questo è normale, può durare qualche giorno e poi il sistema ritrova l'equilibrio. È normale anche quando si fa un lavoro energetico di qualsiasi tipo. Pensa che talvolta mi è capitato di fare trattamenti energetici a delle persone che non li avevano mai ricevuti e mi hanno telefonato la sera stessa dicendomi: mi è venuta la febbre, sono fermo a letto. È normale, perché muovendo energia talvolta il tuo sistema energetico, il tuo sistema fisico ha bisogno poi di riequilibrare magari sacche di energia che erano chiuse, che erano bloccate da tempo e che tu hai smosso, e quindi c'hai tutta questa energia in circolo che ha bisogno di ritrovare un suo equilibrio. Quindi un iniziale aggravarsi dei sintomi talvolta accade, non sempre, è normale, dopo qualche giorno vedrai che il sistema ritrova un suo equilibrio. La seconda avvertenza che ti faccio è che io non sono un medico, quindi questo non va assolutamente a sostituire qualsiasi tipo di terapia che tu stia tenendo sul tuo corpo fisico. Io ti consiglio di agire comunque in base alla tua coscienza e a quello che ti fa sentire al sicuro. Con questo lavoro che ti sto proponendo non ti sto dicendo di smettere di andare dal medico, smettere di prendere qualsiasi farmaco tu stia prendendo. Non posso dirtelo perché non sono un medico io stesso. Quindi il mio consiglio è: fai ciò che ti risuona, fai ciò che ti fa sentire al sicuro. Puoi continuare a prendere i tuoi farmaci e a seguire magari terapie di medicina cosiddetta normale se questo ti fa sentire al sicuro e bene. L'importante è che affianchi sempre questo lavoro con la medicina normale, affianchi sempre un lavoro energetico, perché il problema con la medicina normale è che va a curare solo il sintomo. Quindi se ho un mal di testa va a curare il mal di testa, se ho un mal di stomaco va a curare i sintomi fisici di quel mal di stomaco, ma non va a indagare la ragione energetica, la ragione eterica, l'emozione non risolta. Questo significa che anche se curi il sintomo, poi il sintomo, se non hai curato la sua radice energetica, tenderà non solo a ripresentarsi nello stesso luogo, ma se non nello stesso luogo fisico, in altri luoghi fisici. Sarà un rincorrere continuamente il sintomo finché non hai risolto la base energetica, perché quella è la radice, ricordati, che provoca questa vibrazione che poi si cristallizza nel corpo sotto quella che noi chiamiamo malattia. Quindi il consiglio è: continua pure a curare il sintomo se questo ti fa sentire bene, se ti fa sentire al sicuro, ma affianca sempre un lavoro energetico ogni volta che scegli di curare un sintomo con un medicinale o andando da un medico o con qualsiasi tipo di terapia, persino quando fai una terapia omeopatica, anche se l'omeopatia di per sé lavora già a livello energetico vibrazionale, comunque questo tipo di lavoro che io ti propongo, se affiancato all'omeopatia, aumenta enormemente l'efficacia di quei rimedi. Bene, fatte le mie raccomandazioni, ora ti lascio alla meditazione guidata. Sarai come sempre guidato passo passo in questa meditazione e noi ci vediamo dopo. Buona meditazione!